di Montelupo Fiorentino, fatto esplodere attorno alle 3 di stanotte. Ad agire alcune persone che, dopo aver posto una carica detonante accanto allo sportello, hanno poi divelto la cassa automatica, riuscendo a prendere le banconote contenute e poi a fuggire. I carabinieri di Empoli hanno acquisito le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e stanno effettuando le indagini. Non è escluso un legame con un altro colpo commesso un'ora prima a uno sportello bancomat di un ufficio postale in via Chiantigiana a Firenze. È stata usata una sostanza infiammabile, non è stato ancora quantificata l'entità del furto. A dare l'allarme sono stati i residenti svegliati dal boato. Sul posto sono arrivate una volante, la polizia scientifica e i vigili del fuoco. Schegge e detriti hanno danneggiato una vettura e il marciapiede. La procura di Arezzo ha disposto l'autopsia sulla piccola Caterina, 2 anni, morta venerdì dopo il ricovero al Mayer di Firenze per una nuova crisi. La piccola soffriva di gravi problemi fin dalla nascita, dopo essere venuta alla luce con un cesareo d'urgenza, perché la madre, all'ottavo mese di gravidanza, aveva avuto un infarto, entrando poi in coma. La donna, che ha 39 anni, si è poi risvegliata, ma è affetta da gravi problemi neurologici. Su quanto accaduto a madre e figlia, la procura aretina aveva aperto un'inchiesta a suo tempo per lesioni, 4 i medici indagati. La salma è stata portata a Siena, dove l'esame sarà effettuato tra lunedì e martedì, dopo il conferimento dell'incarico. Avrebbe maltrattato la compagna fino a procurarle un trauma cranico e un trauma all'occhio destro. Per questo, un uomo di 49 anni italiano, domiciliato a Pistoia, è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Pistoia, intervenuti sul posto dopo che al 112 era stata segnalata un'accesa discussione tra un uomo e una donna. A loro arrivo i militari hanno trovato la vittima, 41enne italiana, sul tetto dell'abitazione dove si era rifugiata per sfuggire alle violenze del compagno. La donna è stata trasportata al pronto soccorso, dove le sono state subito attivate le procedure del codice rosa. Il 49enne, arrestato in flagranza di reato, dopo l'udienza di convalida è ai domiciliari in un luogo diverso da quello dove conviveva con la vittima. A proposito di aggressioni, è denunciato dai carabinieri un uomo che ha aggredito il medico e gli infermieri del pronto soccorso dell'ospedale di Piombino, dove era stato portato in ambulanza. L'aggressore ha ferito tutti i sanitari presenti, che hanno avuto ferite lievi e hanno presentato querela. Dopo le indagini, i militari della compagnia di Piombino hanno denunciato l'uomo, uno straniero, per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali, ingiuria e interruzione di servizio di pubblica necessità. Ha ricevuto in eredità un appartamento dal fratello deceduto, ma ha scoperto che all'interno c'era un laboratorio per la lavorazione della droga e 2,4 kg di marijuana. La scoperta è stata fatta ieri a Sesto Fiorentino. L'uomo ha chiamato i carabinieri, che hanno sequestrato la droga. Secondo una prima ricostruzione, dopo la morte del fratello, avvenuta per cause naturali, l'erede è andato a pulire l'abitazione e, quando ha aperto la porta di una stanza, ha scoperto piantine, lampade per essiccazione, bilancini di precisione e oltre 2 kg di droga. Gli investigatori non escludono che la sostanza appartenesse al fratello, proprietario dell'abitazione dove viveva. Il deceduto era incensurato. A proposito di droga, nascondeva 1.000 grammi di chetamina in una confezione per prodotti alimentari. Il cinese di 65 anni, scoperto e arrestato mercoledì scorso dalla squadra mobile di Prato.
La notizia è stata data dalla questura solo oggi. L'uomo, con precedenti per droga e residente a Campi, è stato fermato in via Pistoiese. Ai poliziotti ha detto che il pacchetto conteneva prodotti alimentari, ma il suo fare nervoso ha insospettito gli agenti che hanno aperto l'involucro trovando la droga. Una volta spacciata sul mercato avrebbe fruttato 60.000 euro. Il 65enne è stato arrestato per detenzione fini di spaccio di sostanza stupefacente, ma all'udienza il giudice lo ha rimesso in libertà, pur convalidando l'arresto. A Barberino di Mugello viene sospesa 10 giorni a decorrere da oggi la licenza di una discoteca, un locale da ballo, al cui rappresentante legale i carabinieri hanno notificato il provvedimento preso dal questore di Firenze ai sensi dell'articolo 100 del TULPS. Il provvedimento è stato proposto alla questura della Compagnia dell'Arma di Borgo San Lorenzo a causa di gravi fatti di violenza registrati a fine novembre, con intervento delle forze dell'ordine, per una rissa tra diversi soggetti, alcuni dei quali armati di tirapugni e cinture, che scapparono al momento dell'intervento. Andiamo a Livorno. Dopo le segnalazioni dei genitori di alcuni studenti minorenni, i carabinieri di Sassetta hanno denunciato l'autista di un bus cinquantenne per interruzione di servizio pubblico e violenza privata. L'uomo, conducente per una compagnia di trasporti, ha interrotto la corsa, costringendo i passeggeri a scendere dal mezzo e a proseguire a piedi il tragitto. I carabinieri hanno svolto indagini senza ravvisare un motivo giustificato o una causa di forza maggiore per bloccare il tragitto. Il pullman segue la linea Castagneto-Carducci, Sassetta, Monteverdi-Canneto e l'episodio risale ad alcuni giorni fa. Secondo quanto appreso, a bordo ci sono delle telecamere e le fermate vengono monitorate dall'azienda con GPS. Gli accertamenti dei carabinieri proseguono. È stata inaugurata ieri pomeriggio la ruota panoramica alla Fortezza d'Abbasso di Firenze. Con i suoi 55 metri di altezza è la più grande d'Italia e insieme alla pista su ghiaccio più lunga d'Europa richiamerà turisti e fiorentini che potranno così godere di una vista mozzafiato. Lo scorso anno furono 60.000. La ruota rimarrà attiva fino al prossimo 15 gennaio. E sarà aperta tutti i giorni dalle 10 fino a mezzanotte. Stessa cosa per la pista di pattinaggio e i chioschi di street food. La ruota si illumina in tanti colori diversi grazie a speciali LED creando gradevoli suggestioni. L'energia che sfrutta è green per il minore impatto ambientale possibile. I prezzi sono confermati, si tratta delle stesse cifre del 2021. Infine, uno sguardo al tempo per domani. In mattinata cielo prevalentemente nuvoloso, maggiore variabilità in seguito, precipitazioni sparse più frequenti in nottata e lungo la costa e arcipelago. I venti sono deboli, generalmente meridionali nelle zone interne e fino a moderati su costa e arcipelago. Mari mossi, le temperature sono stazionarie o in lieve aumento. Bene, è tutto. Grazie per averci seguito. Buona domenica.